CDH, il Centro Documentazione Handicap. Nasce nel 1996, lavora da molti anni nel mondo della cultura, dell'integrazione delle differenze. Non lavora per le persone con disabilità, ma lavora per una cultura appunto dell'integrazione, quindi i servizi, i prodotti e i progetti che propone sono finalizzati a questo. Si differenziano in tre aree sostanziali che sono la documentazione, l'informazione e la formazione. Nasciamo come centro di documentazione specializzato sull'handicap e le differenze e la marginalità. Una rivista che si chiama Caparlante, che è più sulla versante informazione, e progetti sulla formazione rivolti sia ad adulti, genitori, insegnanti, professionisti che a bambini. Il progetto Calamaio è un progetto di educazione alla diversità. Questa è l'espressione che utilizziamo per sintetizzarlo il più possibile. In realtà il progetto Calamaio è un gruppo di animatori, fra cui animatori con disabilità, che attraverso diversi strumenti propone ai bambini, ai ragazzi, agli insegnanti, anche diverse categorie di appunto genitori, educatori, professionisti, dei percorsi di analisi e riflessione sulla relazione con la diversità. Uno degli obiettivi principali è proprio la relazione con la diversità, ma anche un'esperienza che vada un po' oltre la solita immagine del disabile triste, sfortunato, che ha bisogno. Proponiamo delle attività che mettano in luce e valorizzano anche altri aspetti della persona con disabilità e della relazione con la persona con disabilità. L'azione di Bologna molto grossa che è AIAS, Associazione Italiana Assistenza Spastici. Erano progetti di questa associazione che poi nel tempo si sono slegati, hanno iniziato una vita autonoma. Il gruppo è il primo strumento di lavoro per noi, è la palestra dove facciamo esercizio rispetto alle relazioni che poi andiamo a vivere e a sperimentare anche nelle classi, nelle scuole. Nel gruppo si sperimentano le relazioni personali, le relazioni professionali, la collaborazione, la creatività, la condivisione delle idee, cioè la difficoltà che nasce da la relazione con l'handicap, ma che nasce anche dal realizzare un progetto come il nostro e come tanti altri. Il lavoro di per sé porta a dover superare delle difficoltà. Difficoltà è sperimentare delle soluzioni, per noi è automatico che diventi un'operazione che facciamo in gruppo, comunque in relazione. Il gruppo diventa il luogo dove nascono le idee, i progetti che poi escono da qui. Non nascono quasi mai dai singoli, nascono sempre da delle relazioni e anche i contenuti che noi sviluppiamo poi all'interno delle classi o dei corsi di formazione rivolti agli insegnanti, per esempio. L'approccio che parte dalla conoscenza di sé e dal rispetto di sé per arrivare poi a mettersi in relazione con gli altri è un approccio che piace, fa mettere le persone poi in gioco anche nel lavoro, quindi alla fine i lavori diventano sempre gratificanti per noi e per le persone che incontriamo. Io vado nelle scuole perché mi piace fare casino e invogliare gli studenti al casino. È possibile per me accorciare la distanza che ci potrebbe essere con i bambini di età, ma anche per la disabilità che ho. Disabilità hai? O meglio, come la chiami tu? Io dall'età di 14 anni, ma in realtà dal 2003, dall'età di 33 anni, ho l'SM. Voi direte che cos'è? È la sclerosi multipla, che però SM sta anche per scassamento di mezza gaggeccia. No, cosa c'entra l'SM col casino? Ma perché il gruppo Calamaio tutto ha un modo di rapportarsi agli altri allegro, gioviale, coinvolgente. Quindi già con la presentazione, che è la prima tappa, è possibile
scoprire quanto di allegro c'è in ognuno di noi, noi del gruppo Calamaio, ma soprattutto in chi ci ascolta e ci accoglie. Soggettivamente la disabilità ti porta paradossalmente ad apprezzare anche il tempo che passa, perché passa molto più lentamente. Infatti parlo con lentezza, vi sto mettendo l'ansia, quella stessa ansia che ho anch'io, e però gusti ogni attimo molto di più, perché un attimo tuo vale tre attimi miei. E se sono felice, tu sei felice a uno e io sono felice a tre. Come sei con i bambini? No, con i bambini mi piace, io sono un eterno fanciullo, non crescerò mai e non voglio crescere mai. Quando sto con i bambini, quindi, ritrovo il mio habitat. Yeah. E attraverso la creatività è possibile ridurre quella distanza che ci può essere in ognuno di noi, disabilità anche a parte. E prima hai usato il termine diversabilità, cosa ne pensi di questo termine? La questione terminologica è il punto di partenza per poi sviluppare un discorso che porti anche a una educazione comportamentale verso determinate situazioni come l'essere disabile, diversabilità, disabilità. Sono ottimi strumenti di partenza. Io preferisco disabile perché, come etimologicamente, deriva dal bolo pugliese dis, che significa 10, abile, cioè 10 volte abile. Io sono 10 volte abile e tu no. Che cos'è il CDH per te? Per me il CDH è una seconda famiglia. Attraverso il CDH mi è possibile esprimermi all'esterno con tutto quel po' di creatività che ho, di fantasia, di sogno. È un modo potente per evadere dallo stretto ambito nel quale potrei trovarmi, ma che non sento in realtà di trovarmi, perché sono magnifico e stupendo. Vi state innamorando di me, abracadabra.